metodo Montessori ha compiuto più di 100 anni, ma continua ad essere utilizzato nella sua formulazione originaria in moltissime parti del mondo. Quali sono le potenzialità di applicare l'esperienza Montessori al sistema educativo dello 06? Allora, il metodo Montessori ha compiuto 150 anni e tuttavia io credo che ancora oggi risulti così valido proprio perché Montessori non ci parla di un bambino immaginario o ipotetico, ma lei stessa iniziò il suo lavoro e la sua osservazione proprio sui bambini che aveva di fronte. Quindi parliamo sempre di un bambino reale del qui ed ora, per cui come lei 150 anni fa ha osservato i bambini di San Lorenzo, eccetera, e la sua proposta educativa è scaturita da quell'osservazione, dal rilevamento dei bisogni e da tutto quello che ha appunto osservato. Ancora oggi e negli anni noi educatrici montessoriane ci ritroviamo a fare questo, per cui osserviamo i bambini che ci vengono dati e che ci vengono affidati in qualsiasi parte del mondo e in qualsiasi epoca. La proposta educativa Montessori fa proprio sì che io guardo in faccia il bambino che ho davanti e leggo quali siano appunto i suoi bisogni, i suoi talenti, quello che gli serve, le sue competenze, e parto da lì. Quindi io credo che ci siano altri metodi che di prima acchito, insomma, possono essere molto interessanti se chi si occupa più dell'aspetto artistico, chi più dell'esplorazione della natura, eccetera. Ma su tutti questi Montessori, diciamo che c'entra il proposito proprio perché non è un metodo calato dall'alto, no? Non ci facciamo delle idee o supposizioni o pensiamo che al bambino possa essere interessante presentare questo o quest'altro, ma ci mettiamo in una posizione di ascolto e ci facciamo dire proprio dal bambino quello che gli interessa, quello che gli serve, quello di cui ha bisogno per svilupparsi e per diventare l'uomo che sarà. E peraltro, rispetto anche al metodo tradizionale, per cui chiaramente sappiamo che a scuola, insomma, all'asilo e a scuola l'obiettivo, no? Lo scopo delle maestre, del progetto educativo, eccetera, è sempre questo sviluppo armonico del bambino, che chiaramente, insomma, noi confermiamo questa cosa, ma l'educatrice Montessori, secondo me, fa un passo in più, guarda un po' oltre e mette in conto che il lavoro che fa e il percorso che le è dato di fa che le è dato fare accompagnando questi bambini sarà un percorso in cui si propone di costruire delle persone di pace, perché poi educazione e pace è proprio il fine ultimo del nostro lavoro. È una cosa peculiare del Montessori, credo, rispetto al metodo tradizionale, e appunto cercare di creare bambini liberi che imparino e assorbano indirettamente il rispetto, che non siano sempre alla ricerca di un leader, di qualcuno che gli dica cosa fare, come fare, ma insomma, noi vediamo che se al bambino è data la fiducia che si merita, lui sa perfettamente come crescere, come svilupparsi, quali siano i suoi interessi, i suoi talenti e dove andare a ricercare quello che gli serve. E in questo modo, appunto, cerchiamo nel nostro piccolo di aiutare questi bambini a diventare grandi, a diventare liberi, autonomi il più possibile e
Ecco, la grande differenza che vedo io rispetto a quello che è oggi lo 06 tradizionale, che si vive nella stragrande maggioranza dei servizi delle scuole, è proprio questa, è il modo completamente diverso di pensare, di vedere il bambino. Quindi da un punto di vista montessoriano noi abbiamo una fiducia abbastanza illimitata e molto fondata sulle competenze del bambino, e quindi ci chiediamo sempre se il nostro intervento sia effettivamente necessario, se al bambino serva veramente che prendiamo parte a quello che fa e fino a che punto, mentre generalmente, insomma, nella scuola e nei servizi dell'infanzia l'idea è ancora che questo bambino sia un bambino da curare, da accudire, per cui noi siamo gli adulti e sappiamo perfettamente che cosa è giusto e che cosa è buono per lui, e quindi lui si deve un po' rassegnare che quello che è buono e giusto per lui sicuramente lo sappiamo noi, senza ascoltare, senza osservare invece quello che lui avrebbe da dirci. Ecco, la differenza fondamentale che trovo io è questa, insomma, credere in questo bambino competente che, se lasciato libero di esprimerci, ci fa vedere tanto, insomma, ci meraviglia tutti i giorni. Allora, nella sua istituzione educativa, come vengono attuati i principi del metodo e quali sono i possibili approcci innovativi rispetto al sistema educativo tradizionale dell'educazione italiana? Allora, il Girasole è un asilo nido aperto dal 2009 e da 3 anni comprende anche una casa dei bambini. All'interno del Girasole l'ambiente è pensato per soddisfare appunto i bisogni dei bambini nelle diverse fasce d'età, per cui per esempio nella sezione dei piccolini del nido, che per noi sono i bambini che hanno da 3 a 18 mesi, tantissima importanza è data al movimento libero, anche insomma secondo tutto quello che abbiamo letto e studiato dagli studi di Amy Pickler, eccetera, e del centro nascita Montessori, per cui all'interno della struttura la proposta Montessori si rivede sicuramente prima di tutto nell'ambiente, nell'organizzazione, nella preparazione di questo ambiente in cui niente viene lasciato al caso, che è un ambiente che fondamentalmente ha dei riferimenti fissi, ma che anche cambia di anno in anno, perché è un ambiente che le maestre, le educatrici costruiscono, ma che poi si modella proprio su quei bambini che ti trovi davanti quell'anno e in quel determinato periodo. E i bambini cambiano negli ultimi 10 anni, sono cambiati tanto, negli ultimi anni continuano a cambiare, adesso abbiamo appena riaperto, dopo l'esperienza del lockdown, della pandemia, eccetera, oggi ci troviamo davanti bambini diversissimi che in questo momento hanno dei bisogni abbastanza sorprendenti che non abbiamo mai osservato negli anni precedenti, e così come vediamo un bambino nuovo e molto trasformato, vediamo anche dei genitori che sono in un momento molto particolare. Per cui l'ambiente, le maestre lo pensano prima di accogliere i bambini, ma poi nelle prime settimane, appunto, quando il bambino entra e inizia a esplorarlo, a orientarsi, a farlo suo, ci sono delle modifiche che vengono fatte proprio perché deve essere il suo ambiente, no? Fatto per lui, creato per lui, la casa, anche insomma la scuola dell'infanzia è la casa dei bambini, e quindi loro se ne prendono cura, per esempio all'inizio dell'anno con tutte le attività di vita pratica che fanno durante l'ambientamento, eccetera, loro decidono
quali fiori portare, quali piante mettere, dove, come sistemare l'appello, il calendario, eccetera. Quindi sicuramente è molto evidente il fatto che l'ambiente sia un ambiente del bambino preparato anche da loro. E poi credo che si noti molto la proposta di Montessori anche nell'atteggiamento delle maestre e delle educatrici, che sono soprattutto in questo periodo molto in osservazione, che aspettano il bambino e gli danno tutto il tempo di cui ha bisogno. Il tempo del bambino non corrisponde mai al nostro, è infinitamente dilatato e in questo momento a maggior ragione, perché i bambini devono rientrare in questa socialità, in questa comunità che gli è mancata per tanto. Se pensiamo nei nidi, se pensate che i bambini che oggi hanno 9-10 mesi sono nati un mese prima del lockdown, praticamente la loro vita dalla nascita ad adesso è stata una bolla, e quindi questa è proprio la prima occasione di confrontarsi con qualcosa che è fuori di casa, fuori dal nucleo familiare, eccetera. E l'educatrice aspetta, l'educatrice accoglie, ha tantissima fiducia in questi bambini, sempre, e li accompagna, cerca sempre di capire qual è la giusta soglia di intervento, quindi dove può arrivare, dove invece deve fare un passo indietro. Questa, per la mia esperienza personale, anche di mamma, è proprio una cosa preziosissima, credo, del metodo, il fatto che il bambino viene effettivamente riconosciuto come una persona a tutti gli effetti, e gli viene portato quantomeno lo stesso rispetto che si porterebbe a un adulto. Quindi l'educatrice sa che deve sempre guardare questo bambino, affiancarlo, capire fin dove lui le permette di entrare e fino dove invece devo aspettare che lui sia pronto, e nel frattempo appunto mettergli a disposizione intorno un ambiente che sia quello che a lui serve e in cui troverà un po' di risposte per quello che cerca, insomma. Ok, ci racconti in breve una giornata della sua istituzione educativa e come viene programmata la struttura educativa? Allora, la giornata da noi inizia alle 7:30 e per circa un'oretta facciamo l'accoglienza dei bambini. Quindi quest'anno, sempre nel rispetto di tutte le linee guida, normative, eccetera, si cerca comunque di accogliere singolarmente ogni bambino e ogni famiglia che arriva, quindi di dedicare qualche minuto all'entrata di ognuno. Finito questo momento appunto di accoglienza in cui tutti i bambini arrivano, e autonomamente iniziano a lavorare, o comunque ognuno di loro si orienta su quello che vuole fare in quel momento. Quando ci siamo tutti, c'è un momento di scambio, di cerchio in cui ci riuniamo, diamo il buongiorno a tutti. All'inizio di questa giornata nuova vediamo insomma che cosa vogliamo fare, capiamo i bambini un po' come sono disposti, perché nei servizi 03 la programmazione, che è sicuramente una cosa importantissima perché in educazione non si improvvisa mai, però non può mai essere troppo rigida, perché magari tu quella mattina ti eri pensata di fare la presentazione di due lavori fantastici, importantissimi, poi i bambini iniziano ad arrivare e i genitori ti dicono che lui stanotte non ha dormito e che stamattina si è svegliato male. Quindi, al di là di quello, no, dell'idea che uno si è fatto di quella giornata, si riprogramma sempre tutto
su chi ho davanti, quanti siamo, come stiamo, come vediamo che possa, insomma, andare avanti la giornata. E quindi ecco, c'è questo momento di scambio, di buongiorno, di accoglienza. Dopodiché ai bambini si augura buon lavoro e loro iniziano a dividersi nelle varie aree, chi vuole stare dentro, chi vuole uscire, ci dividiamo in gruppetti più piccoli. Verso metà mattinata si prepara una merenda insieme a loro, quindi si sceglie la frutta, si prepara insieme, anche lì tutte le attività di vita pratica che fanno parte di questa cosa, dall'apparecchiatura a tagliare la frutta, a preparare, pulire i tavoli, eccetera. E poi c'è un altro momento di lavoro e di attività fino a poco prima di mezzogiorno. A quel punto i camerieri iniziano a preparare per il pranzo, quindi scelta dei camerieri, apparecchiatura e tutto quello che c'è intorno al pranzo, anche in collaborazione con la cuoca e col personale che si occupa della cucina. E questa cosa prende abbastanza tempo, direi mezz'ora, tre quarti d'ora per la preparazione del pranzo. Il pranzo è un momento che, insomma, che da noi è particolarmente amato, perché è un momento molto conviviale in cui i bambini sono proprio lasciati anche lì, lasciati liberi di scegliere quanto vogliono mangiare, come vogliono mangiare, si servono. E anche questa cosa porta dei risultati, insomma, molto positivi, perché non assisto, insomma, io difficilmente ricordo bambini con poco appetito che non vogliono mangiare o che hanno dei vissuti strani rispetto all'alimentazione. E finito questo, c'è un, chiaramente quest'anno tutte queste attività sono intervallate da lavaggio mani, che fortunatamente nel Montessori è proprio un'attività, no? Di cura della persona, e quest'anno è, diciamo, una delle più gettonate. E Montessori ha delle cose, secondo me, che fortunatamente cascano a puntino anche in questa situazione. I lavaggi e tutta la vita pratica, la cura dell'ambiente che si fa all'inizio sicuramente. E poi, per esempio, pensavo le attività che si fanno sul tappeto, no? Quindi materiale sensoriale, torre rosa, scala marrone, nomenclature, eccetera, che vengono fatte individualmente sul tappeto a terra, e questo tappeto è, diciamo, perfetto per il distanziamento, perché io so che questo è il mio raggio d'azione e quindi difficilmente si creano assembramenti. E la nostra giornata è questa. Ecco, finito il pranzo, poi quindi si risistema tutto, si risparecchia, lavaggi, grandi lavaggi, e poi chi ha finito la giornata è pronto per andare a casa, e chi invece resta viene accompagnato nella stanza della nanna e con i suoi tempi, i suoi ritmi e le sue modalità si addormenta. E l'equipe educativa è molto, molto in contatto. Il nostro è un micronido, quindi è un posto molto piccolo. La struttura è, immaginatevi, un appartamento. E quindi noi siamo, ripeto, anche col distanziamento e con le separazioni di quest'anno, però ci vediamo, ci interfacciamo molto spesso, e molto spesso ci riuniamo per, appunto, programmare, riprogrammare, parlare dei bambini, seguire insieme i loro progressi, le loro evoluzioni, parlare delle famiglie, dei genitori. Un'altra cosa che credo sia peculiare del girasole è proprio questo rapporto con le famiglie, perché tante scuole Montessori c'è un po' uno staccamento tra il genitore e la famiglia, che deve rimanere fuori perché qui i professionisti siamo noi, e chi invece sta dentro la scuola.
questa è un'idea mia personalissima, io non lo trovo giusto perché il bambino viene da casa, no? Nasce a casa, viene da casa e casa e asilo dovrebbero essere invece proprio due aspetti della stessa cosa, perché un bambino che vive tante ore, perché i servizi educativi a Roma facilmente sono aperti dalle 7 del mattino alle 7 di sera. Quindi un bambino che sta 8, 9, 10 ore in un servizio educativo e viene trattato e accolto con una certa modalità. Quindi, per esempio, in un servizio Montessori molta autonomia, è lasciato fare, espressione, movimento, eccetera. E poi a casa, per esempio, si ritrova invece molto stretto su questo è pericoloso, questo non lo puoi fare, questo no, limitato, eccetera. È un bambino che vive una dicotomia folle, no? In cui difficilmente trova un punto e un chiarimento. I bambini sappiamo benissimo che comprendono molto bene la routine e la coerenza. Per cui adesso, soprattutto dopo 10 anni di esperienza, chi sceglie il girasole lo sceglie proprio, non tanto perché è vicino a casa, ma perché probabilmente condivide quella proposta, quei valori e quello che c'è dietro il nostro lavoro. E noi, insomma, io tengo tantissimo al fatto che appunto con le famiglie si debba condividere quello che succede, perché da una parte la famiglia è la famiglia e è insostituibile, irrinunciabile, e dall'altra ci siamo noi che abbiamo l'onore e la possibilità di passare del tempo con questi bambini, ma ci dobbiamo anche ricordare che noi siamo i professionisti, per cui io dico sempre che il nostro obiettivo ultimo è cercare di creare cultura dell'infanzia nel territorio, e un bambino della fascia d'età del nido non viene mai al nido da solo, verrà sempre accompagnato da un genitore, quindi il nostro lavoro sì è sul bambino, ma è tantissimo anche sul genitore, a cui devono essere passate, trasmesse buone pratiche, consigli, idee, riflessioni, eccetera. Poi starà ad ogni genitore, c'è chi prende l'uno di quel 100, c'è chi prende il 90, ognuno di loro si porterà a casa qualcosa, lo riproporrà poi le sorelle, gli zii, cugini e nipoti, e il nostro lavoro lì acquista un senso, perché se il mio lavoro all'interno del girasole è fantastico, meraviglioso, so che con i bambini faccio delle cose, no? Esattamente quello che va fatto, però poi non prendo in carico tutta la famiglia e non cerco di allargare queste conoscenze, questo lavoro meraviglioso anche all'esterno, secondo me non ho fatto niente. Per cui ecco, noi siamo sempre, abbiamo un percorso di sostegno alla genitorialità importante, i genitori sanno che in qualsiasi momento possono venire a fare un colloquio con me, che sono coordinatore pedagogico, con le educatrici, tutti insieme. E devo dire che questa cosa funziona tantissimo per il bambino, che quindi si trova intorno a 360 gradi più o meno la stessa idea. Poi è chiaro che casa non è il nido e l'idea non è assolutamente quella di riproporre l'ambiente nido, per esempio, in casa, però l'idea di base deve essere condivisa, che il bambino sia un essere competente, che ce la fa, che deve crescere libero e che bisogna osservarlo per capire di che cosa ha bisogno e ascoltarlo, è un'idea che deve passare, insomma. Allora, ci parli liberamente della sua istituzione, della sua storia, di come funziona, in quale ambito territoriale si trova, quale popolazione accoglie, come si organizza e qual è la sua offerta educativa. Allora, il Girasole oggi comprende un asilo nido e una casa dei bambini, e io sono una delle titolari e sono il coordinatore pedagogico. Le altre due titolari insieme a me sono Valentina Bisacchi, che è stata appunto la fondatrice, e poi Giulia Durantini. Il Girasole è un asilo nido che viene aperto nel 2009
per l'idea visionaria di Valentina Bisacchi, che era insomma che la mia socia. Valentina era ai tempi era un'educatrice e un interprete di lingua dei segni italiana, che è la lingua delle persone sorde. Quindi aveva 10 anni di esperienza a contatto con bambini sordi, persone sorde presso l'Istituto Statale per Sordi di Roma. Decide di aprire il girasole perché il bambino sordo in ogni ordine e grado di scuola è accompagnato da una figura che si chiama assistente alla comunicazione, che è una persona appunto che conosce, insomma specializzata nella didattica per sordi e che affianca il bambino all'interno della classe, diciamo. La sua idea però è stata quella di pensare che il bambino da 0 a 3 anni, in questo periodo di appunto di potenzialità estreme, mente assorbente, tutto quanto, quello che sappiamo, abbia bisogno, anche il bambino sordo, di un contatto diretto, no? Di una relazione diretta e privilegiata con l'educatrice di riferimento e non passare sempre attraverso un tramite che traduce o che mi rispiega quello che succede. Per cui lei apre il girasole, e tutto il personale è specializzato nella lingua dei segni, per cui apre questo asilo che è l'unico in Italia e in Europa ad attuare un bilinguismo con l'italiano e la lingua dei segni per l'inclusione dei bambini sordi e perché comunque anche i bambini udenti vengano esposti a questa lingua visivo-gestuale che poi si vede, insomma, in seguito a un sacco di ricerche, che è una lingua che appunto nel bambino 0-3 anni accompagna moltissimo lo sviluppo del linguaggio, potenzia il linguaggio, il vocabolario, eccetera. Circa un anno dopo io entro al girasole per una collaborazione e sono molto fortunata e vengo chiamata in causa dalla dottoressa Bisacchi che mi chiede di entrare in società e io porto con me il metodo Montessori. La mia prima figlia frequentava una casa dei bambini, io avevo una formazione insomma pedagogica che andava da quella parte e quindi decidiamo piano piano di iniziare con tutte le educatrici a fare il corso di specializzazione Montessori presso l'Opera qui a Roma. E quindi entro un anno il nido diventa un nido metodo Montessori. Peraltro, questa cosa della didattica specializzata per sordi e Montessori si sposano perfettamente, al nido e anche nella casa dei bambini che poi noi abbiamo aperto 3 anni fa circa, perché comunque di base Montessori intanto viene da lì, no? All'inizio lavora con questi bambini, diciamo, disabili e con difficoltà, perché la proposta è tutta molto sensoriale, concreta e quindi è perfetta, insomma, calza a pennello. E negli anni, appunto, poi viene aperta anche la casa dei bambini proprio su fortissimo, diciamo, incitamento e coinvolgimento dei genitori, che dopo un percorso di nido Montessori, in zona non c'erano, insomma, grandi scelte di materne a metodo Montessori, e quindi a un certo punto un gruppo particolarmente folto decide di spingere e di partecipare proprio attivamente anche per aprire la casa dei bambini, e così viene fatto. Quindi oggi il girasole è un nido e una casa dei bambini. Noi ci troviamo a Roma, la zona è San Giovanni. Il nido è un micronido, la casa dei bambini anche è piccolina, una sola sezione. Continuiamo questo progetto di ricerca sul bilinguismo, appunto, e l'inclusione dei bambini sordi.
tra il personale e le nostre educatrici, tutte specializzate Montessori, c'è anche un'educatrice sorda. Questo. Dovevo dare altri riferimenti che mi sono completamente scordata. No, ci siamo, ci siamo. La popolazione l'hai detta, no? Tra l'altro è una storia pazzesca, quindi veramente interessante. Sulla popolazione è molto interessante questo. Nel 2009 viene aperto il nido e il nido, soprattutto in una città grande, è un servizio molto di zona. Quindi chi veniva, insomma, chi si iscrive al nido sono famiglie che tracciano un cerchio di un raggio di 1 chilometro al massimo intorno a casa e quello che c'è lì dentro e scegliamo. E effettivamente all'inizio era così. Quindi un posto nuovo, un servizio per l'infanzia, appunto, in cui vengono affidati bambini molto molto piccoli, quindi le famiglie si devono fidare, si deve creare una relazione, eccetera. E poi devo dire la verità, all'inizio alcune famiglie sentivano questa cosa, i sordi, ma sembravano asilo un po' per quelli strani. Qualcuno, insomma, alla fine dei colloqui per venire a conoscere la struttura scappava, mentre con gli anni poi chiaramente. Vabbè, il servizio, ripeto, è un servizio di quartiere per cui le mamme e le famiglie poi parlano al parco, parlano intorno. Adesso, dopo più di 10 anni, si sa abbastanza chiaramente che cos'è il girasole, qual è la sua connotazione specifica. È un servizio di quartiere, sì, ma ci sono famiglie di bambini sordi che vengono da noi anche da 30 km di distanza, insomma, perché scelgono proprio questo, ma anche in zona chi viene al girasole adesso è perché ha scelto prima di tutto il metodo Montessori. Quindi questa è una cosa che, per quanto riguarda quello che dicevo prima, comunque la relazione con le famiglie, eccetera, è una base importantissima. Sì, ma perché se arriva una famiglia, cioè un conto è che arriva una famiglia a cui tu devi spiegare, no? Come mai l'ambiente è fatto così, qual è la nostra idea di base, il nostro credo, eccetera, e quando invece arriva qualcuno che è lì perché ha scelto il Montessori, quindi possibilmente ha quello stesso tipo di atteggiamento di propensione nei confronti del figlio da quando è nato. E per cui lì ritrova molte, molte cose, si riaggancia su tante cose che già fanno un po' parte della loro vita. Poi è vero che adesso Montessori è tutto e niente, perché anche con questo strumento che è internet, uno cerca e trova riferimenti e cose più o meno fondate, quindi poi delle cose vanno un attimo riviste insieme, riapprofondite. Però credo che veramente la cosa che funziona di più da noi è proprio questo coinvolgimento forte delle famiglie che si fidano, si affidano e con cui viene costruito proprio un patto e un'alleanza, insomma, per accompagnare questi bambini nel loro percorso di crescita e che sia il più naturale possibile. Però ecco, il genitore proprio il lavoro che facciamo noi in generale non è riconosciutissimo, no? Spesso e volentieri sì, vabbè, l'educatrice, anche la vicina di casa che ti tiene un attimo il bambino. Invece quello che cerco di portare avanti io è proprio il riconoscimento di questo ruolo e il fatto che questi bambini vengono affidati a professionisti che per tutta la vita hanno studiato e fatto esperienza solo di questo e che quindi in qualche modo il genitore poi, se si trova un attimo nell'impasse, in un momento di crisi o ha bisogno di un consiglio, si trova in effetti davanti una persona che è lì proprio per quello, per ascoltarlo e per cercare di dare una mano dove può e con gli strumenti che ha. Benissimo, grazie mille. Io penso che...